E parliamo delle relazioni felici. Se c'è una frase che io detesto, francamente, che trovo anche molto stupida, è quella che dicono le coppie dopo qualche anno che stanno insieme, dove dicono finalmente abbiamo imparato ad andare d'accordo. Ci abbiamo messo tanta fatica, abbiamo lavorato tanto per essere una coppia che funziona. Ma le cose dell'amore non appartengono al tempo. Non appartengono al futuro. Se devi lavorare per stare insieme con una persona, significa che ti stai domando. E quindi non c'è da dire siamo una coppia riuscita, siamo una coppia domata. Un po' come i leoni in gabbia o i cani che danno la zampa continuamente per assecondare il loro padrone. Su cosa si basa la felicità di coppia? È proprio vero che non esiste l'anima gemella? Ecco, su questo numero di edilizia psicosomatica noi parliamo a lungo di questi temi. A cosa serve il partner? Che funzione ha? Forse noi siamo fatti in modo tale per cui in un uomo e in una donna che frequentiamo cerchiamo un'energia che sviluppi meglio la nostra, che l'amplifichi. Per sapere se il vostro rapporto è un buon rapporto, c'è una tecnica molto semplice. Il mio lavoro va meglio? Più facilità a fare le cose? Mi sveglio la mattina e sono contento o sono contenta? Non vedo l'ora di vederlo o di vederla? Fa parte delle mie immagini? Se al contrario c'è sofferenza, lotta, battaglia, tormento, cioè sa, dottore, il nostro è un amore tormentato. Un amore tormentato è un amore cerebrale, dove agli istinti viene sostituito il pensiero e quindi diventa un amore di testa. Il nostro cervello è fatto in modo tale per cui quando noi non pensiamo e quando siamo accoglienti di ciò che siamo, dei nostri pensieri, dei sentimenti che non ci piacciono, dei desideri, quando noi accogliamo ciò che c'è, quando non progettiamo, quando una persona mi dice, sa dottore, finalmente dopo tanti anni ce l'ho fatta stare con lui, quello è un amore molto scadente. L'amore non richiede una fatica, assolutamente, se richiede la fatica è un pessimo amore. I cassini ci dicono che nell'universo c'è il tuo corrispettivo di sesso opposto. E così come una pianta quando cresce mette le radici e chiama vicine le piante a lei più affini, una pianta non crescerebbe mai vicino a piante non affini. Dobbiamo sapere che per noi in certi momenti della vita c'è veramente un'anima gemella, una persona, una figura che magari abbiamo escluso, che escludiamo, con cui c'è una grande affinità. Bisogna stare attenti a non sbagliarsi. Lo si capisce dal fatto che tutto diventa fluido, funzionale. Per esempio Mirella, una mia paziente, mi diceva che lei da quando sta con Giovanni va tutto bene, però non so perché in un anno ha messo su 15 kg. Quindi non andava tutto bene. Il segno comunque più importante è la realizzazione delle cose che ti riguardano. Tu guarda, da quando sto con Giovanni mi è successo che non soltanto che il mio lavoro alla moglie va meglio, ma mi hanno fatto un'offerta di lavoro che non mi aspettavo. Ecco, questo significa che quello è un buon amore, una buona relazione. Amore e amicizia, noi su questo numero di edilizia psicosomatica ci soffermeremo su tanti capitoli della vita affettiva della relazione di coppia. Amicizia sta agli antipodi dell'amore. Quindi non si può essere amanti e amici. Stare insieme non significa dirsi tutto, anzi non significa parlare né del passato, né della propria storia, né di ciò che è stato, e men che meno dei propri segreti. Se le coppie che non funzionano più di tutte sono quelle che si lasciano e si riprendono. Fateci caso, tra i vostri amici c'è sicuramente qualcuno che come vi vedono si mettono sia lei che lui a parlare del fatto che il loro rapporto non funziona.
diventano veramente noiosi. Del proprio amore, della propria intimità non si parla. È una cosa che riguarda quella magia che avviene fra due persone. Non c'è niente da dire. Anzi, più se ne parla, come insegna la favola di Amore e Psiche, quando lei vuole vedere se l'uomo con cui sta facendo l'amore come in un grande sogno è veramente un dio o un diavolo, lo chiede alle sorelle che le dicono sarà sicuramente un diavolo. E a quel momento lei con una goccia d'olio va a vedere il volto luminoso del dio, si accorge che è di una bellezza straordinaria, ma la goccia d'olio cade, il dio si sveglia e l'amore è perduto. Le regole dell'amore sono il silenzio, il buio, il non parlare, il tacere. E anche fra gli amanti è molto importante non parlare delle loro notti. Le loro notti vengono da sé. L'energia del femminile, l'energia del maschile, l'energia sessuale, l'energia creativa si rigenera di giorno in giorno. Sarebbe una vera follia creare un'educazione sentimentale, cioè vale dire educarsi a stare bene insieme. Molte coppie lo fanno, molte coppie ci riescono, dopo un po' non si desiderano più. Ecco, il vero compito dell'amore, quello di cui parlo in questo editoriale su Rizza, è perdere l'identità. Quello che conosci, la persona con cui stai, quello che ti sembra, non è. Noi ci incontriamo con l'altro o con l'altra perché quel lato segreto della nostra anima, quel luogo nascosto della nostra anima, quel personaggio che c'è dentro di noi che non vediamo possa venire alla luce e portarci a nuovi percorsi. Perché qualsiasi idea abbiamo della coppia, una coppia funziona solo se entrambi realizzano la loro natura, la loro unicità, il loro senso della vita. Nessuno è nato per accudire i figli, nessuno è nato per fare la spesa al supermercato. Certo, sono cose che ci tocca fare per lo svolgimento della vita concreta, ma ciascuno di noi è nato per realizzare la sua natura, e l'amore è il posto migliore perché questo accada, perché fa volare l'anima.